Benvenuti, io sono il Cencio e questo è il primo episodio di Botanicola. Come vi ho già avvertito e come avrete notato nell'episodio 0, questa roba è veramente una cosa assurda. Già dal piccolo filmato introduttivo possiamo capire veramente il livello di creatività che è stato impiegato in questo gioco. Abbiamo visto, perché a volte va interpretata sta roba, perché il nome degli sviluppatori, Amanita Design, lascia ben intendere l'utilizzo di psilocibe che viene fatto. E praticamente ci sono questi semini che stanno in cima agli alberi, no? Come di fatti accade, che cadono nel terreno e fanno sorgere nuova vita, fanno sorgere nuove piante, nuovi alberi, ok? Quindi diciamo che questi sono la vita. Va bene. E iniziamo subito, noi ci troviamo in questa schermata. Ora io, per chi non ha mai giocato un'avventura grafica old school, vi vado a spiegare il gameplay. Siete pronti? Il gameplay è questo: muovere il mouse fino a quando o non cambia il mouse o non si illumina, vedete, qualcosa nello sfondo. Vedi, la luna è cliccabile, questo pianetino è cliccabile, qui qualcosa si muove, cambia il cursore, è cliccabile. Qua, capite? Quindi questo è il gameplay. Fare questo fino a che non si capisce come andare avanti. Va bene? Quindi tipo, proviamo a cliccare qui. Suonini bellissimi. Pure qui, suonini bellissimi. Sentite, a parte questa musica psichedelica, proprio New Age al 100%, ma si crea subito un'atmosfera estremamente psichedelica. Estremamente psichedelica. Ma se clicchiamo nel semino, si apre e abbiamo quella pallina che abbiamo visto, che è il nucleo, no? L'interno del semino. Facciamolo con tutti. E questo è il nostro primo intoppo. Allora, innanzitutto io mi sento in dovere di spiegare quello che abbiamo appena visto. Abbiamo aperto quei semini, noi agivamo un po' come madre natura, no? Facevamo sbocciare questi semini, fino a che è arrivato quella specie di ragnone, quella creatura oscura che si mangia i semini, li assorbe, se li mangia e cresce, diventa sempre più forte, si mangia la vita. Va bene, l'ultimo semino rimasto, l'ultimo, quindi la speranza, per fortuna cade prima che quel ragnazzo riesca a mangiarselo e casca in testa a uno dei nostri piccoli amichetti, che è una specie di nocciolina, una specie di nocciola più che nocciolina, non saprei che cazzo di animaletto sia, comunque vada, è un animaletto, quindi non può essere una nocciola, è un animaletto noccioliforme. Gli casca in testa e lui ha una visione in cui vede se stesso e altri amichetti del bosco, che adesso sono qui riuniti, scortare la pallina, il semino di vita, scortarli via correndo fortissimo dal ragnone.
Lui che fa? Si risveglia, chiama aiuto e, ma come nella visione, accorrono esattamente gli animaletti. Chissà se erano già amici loro, non lo sappiamo, non c'è una lore, non c'è un background in questa storia. Loro potevano benissimo essere già amici, come no? Fatto sta che si radunano come da visione e partono tutti insieme di corsa, via, fuggi, per salvare questo semino dal ragnone. Dov'è il semino? Il semino è dentro all'omino, all'animaletto nocciolina, no, 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 nocciola, ok? È qui dentro, lo sta contenendo lui per portarlo in salvo. Corri, 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 fuggi, corri, scappa in questi rami. Arriviamo dove questo animale assurdo, che io non saprei dirvi che cazzo è. Come vi dicevo, non c'è assolutamente niente di razionale in questo gioco, ok? Preparatevi perché è qualcosa di incredibile. Non potete immaginarvi i livelli di. Guarda che roba! Cioè, veramente. Questo è quello che succede quando mangi funghi, ma non i funghi che compri al supermercato, i funghi quelli allucinogeni, va bene? Succedono più o meno queste cose qua. Inizia a vedere queste robe qui. Io vi giuro, giocando Botanicula, mi è venuto il dubbio, davvero, che tutta questa idea qui sia scaturita dall'utilizzo di funghi allucinogeni, anche ripensando al nome del team di sviluppo, Amanita Design, che la Amanita muscaria è un fungo estremamente velenoso, mortale, perché mangiando la Amanita muscaria si muore, ma in piccolissime dosi, in piccolissime quantità, è bello allucinogeno pure quello, cioè in una maniera molto nociva e pericolosa, quindi mi raccomando ragazzi, veramente vi prego, ascoltatemi in questa roba, non lo fate mai, non vi mangiate mai la Amanita muscaria, è pericolosissimo, si muore, si muore. Cioè è come davvero, è come scommettere la propria vita con quell'affare lì, perché uno dice, vabbè, tanto ne mangio un pezzettino, mica mi uccide, no? Mi dà solo le allucinazioni. Tu non puoi sapere quanto è potente un fungo, ok? Questo è il problema. Non è un qualcosa di creato in serie da una macchina che è uguale. Non è che tutte le amanite muscarie sono uguali. Quindi dici, un pezzettino così, che è un centimetrino quadrato di amanita muscaria, non mi uccide. Non è vero, non puoi saperlo. Perché magari di quel fungo lì, di quell'amanita muscaria lì, non ti uccide. Perché nel terreno dove è cresciuto c'era meno nutrienti e quindi era meno potente il fungo e non ti uccide. Quello accanto, 2 centimetri più là, stessa dimensione, stesso colore, stesso tutto, lo stesso centimetrino ti ammazza, stecchito. A te è un cavallo uguale, potrebbe uccidere. Quindi occhio, ragazzi, occhio, non fate ste cazzate. Io questo ve lo dico dal cuore, perché ho avuto amici, o un amico, per fortuna uno solo, che si è rovinato la vita con un fungo, ok? Però veramente si è rovinato la vita. Quindi non fate ste cazzate. Sono proprio cazzate queste, va bene? Discorso chiuso. Però, secondo me, a giudicare dal nome di questi qua e dall'estrema fantasia di questo gioco, mi viene da pensare che questi qualche funghettino allucinogeno se lo siano mangiato. Ora, c'è questo animalone assurdo che ha sbattuto nel ramo e ha perso le piumine. Avendo perso le piumine, vedete, non ci sono più, non riesce a volare. A parte la bellezza dei suoni, che voglio dire, sono qualcosa di meraviglioso. Dobbiamo cliccheggiare nelle foglioline. Ok, non si passa. Dobbiamo ritrovare le piumine, le pennine di questo animaletto. Uffia, facciamolo subito. Vedete, questo è il gameplay, eh. Qui c'è una fogliolina morta, qui non c'è niente dietro le foglioline, io cliccheggio, ma qui c'è un animaletto strano. Una melagrana. Poi succedono queste cose. Capite perché mi sono innamorato di questo gioco? Ma come fai a non innamorarti di questa roba? Guarda questi. Te, abbiamo fatto nascere un fiorellino, arrivano le moschine, le apine. Ma sentite che roba! Facciamone puntare di più.
Cioè, capite il livello di intrippantezza che raggiunge sta roba? Quello è caduto. Va bene, succedono cose in questo mondo. Boh, vabbè. Esploriamo un po'. Qui c'è un buchetto. C'è un buchetto. Possiamo provare a far qualcosa dentro questo buchetto? No, non possiamo provare a far nulla. Quindi andiamo avanti. Una penna, una piuma. Presa. Loro ovviamente sono felicissimi. Proviamo ad andare qua sopra. È caduta nel buchino, dobbiamo tirarla fuori in qualche modo. Dobbiamo scegliere chi deve andare a prendere la penna. Proviamo con lui. Ha tirato fuori una conchiglia. Olè, ci è andata bene la prima, io non mi ricordavo fosse lui. Ha fatto proprio. Vabbè, ma non lo so io, eh. Questi sono gli amichetti del nostro amico Ghianda, anzi parenti del nostro amico Ghianda, che non ho sinceramente ancora capito cosa fanno, rilasciano tipo delle spore. Quindi mi viene da pensare sia un fungo anche lui. Vedete, quando li si cliccheggia rilasciano ste palline bianche che... Le apine giganti, le apone. Boh, non lo so cosa fanno, noi ce ne andiamo. È stato bello conoscerli. Possiamo andare di sotto, di qua, dove c'era il tizio con le penne. No. Qui dietro c'è qualcosa. Un ragnetto. Oh, aspetta, ho visto un'altra fogliolina speciale. Torna giù, torna giù, torna giù. Questa fogliolina aveva qualcosa di strano. O devo rifare il coso del ragnetto? No, no, ok. Sono io che comincio ad avere le allucinazioni. Intanto faccio sbocciare i fiori perché così arrivano le apine. Qui invece ci sono i parenti del nostro amichetto fungo. Vedete? Non lo so se anche voi fa lo stesso effetto che fa a me questo gioco. Quando vedi questo animaletto che si apre, oh, ma che animaletto è, ma che bello è, ma che cosa fa, ma dove va? Cioè, proprio tutte queste cose, ma non lo so, vi giuro, non lo so, è indescrivibile. Questo gioco ti tira fuori veramente la meraviglia del bambino. Questi abbaiano addirittura. Qui non ci fanno passare, noi dobbiamo prendere la nostra penna qua. Dobbiamo trovare un modo per passare. Proviamo a far passare il nostro amico nocciolina. No, non gli va bene. Il fatto che contenga la vita non gli va bene. Proviamo il nostro amico fungo. Il nostro amico fungo potrebbe passare in realtà, secondo me, perché so come si comporta il fungo. Ghianda, ghianda. Lui è abbastanza irruento nei metodi. Proviamo l'insetto stecco. Te. Era l'insetto stecco. Pensavo sarebbe passato lui. Voglio vedere che faceva lui.
Mentre lui? Ok, quindi abbiamo azzeccato l'insetto stecco a caso, ma l'abbiamo azzeccato. Quante le abbiamo tutte e tre, possiamo andare. Non credo ci sia rimasto nient'altro da esplorare. Oh sì, invece, guarda quanti... Nascono dai fiori queste specie di libelluline, vedete? Questa ancora è piccola, va che roba, cambia anche il colore. Questi sono secchi perché sono già nati. Il fatto anche che, per esempio, questo vedete che è ancora troppo piccolo, è ancora in fase di sviluppo, non nasce se lo cliccheggio, ma sia di un colore bianco, di un colore più chiaro, ricorda tantissimo come avviene davvero in natura con determinati animali che fanno una sorta di metamorfosi o comunque si sviluppano nello stadio di larva. Quando sono piccoli, e sono ancora troppo piccoli per iniziare a fare la loro vita, spesso sono di colori più chiari. Spessissimo, per dare meno nell'occhio, appunto, no? Per riuscire a vivere abbastanza da svilupparsi. E in questa roba, non lo so, boh. Veramente, mi lascia senza parole questo botanico, là, perché questo misto di roba reale, fantasia allucinante, allucinata allo stato puro, che... Boh, non so dirvi, guarda. Abbiamo le penne. Ah, ma contento che è. Guardalo, è felicissimo. Ma che bello è. Starei ore a guardarlo volare. Quel coso sciccione con quattro penne. Le spore. Che ci sballano. Ok. Nello sballarci ci hanno spiegato qua. Vedete perché dico che secondo me questi di Amanita Design i funghi piacciono parecchio? Non solo perché è pieno di funghi ovunque, ma ci sono tutti questi riferimenti, tutte queste robe, insomma, mi dà l'idea che... O te? Ci ha detto che il ragnazzo si sta mangiando tutte le foglioline, poverine, bastardo. Quindi sappiamo che tanto quello si mangerà tutto. Lui stava scappando, inseguiamolo. O perlomeno scappiamo dove scappa lui. Ok, qui c'è qualcos'altro di allucinante. Oh. Ah. Ah. Ok, qui c'è un imbuto. Se io tocco con il mouse queste ciliegine, tipo, vedete che schizzano via. Quindi devo... No, devo far canestro. Piano. Mamma mia, difficilissimo. Olè, no. Questa è più pesante perché è più grossa. Preso. Ah, non ci serviva nulla, l'abbiamo fatto per la gloria, perché vi faccio vedere, interagendo con gli animaletti o gli esserini, le cose che troviamo negli alberi, e facendo determinate cose, sblocchiamo le carte di codesti animali, vedete che carini? Questi sono tutti quelli che abbiamo visto fino ad ora. Guardate che bellissimi, e possiamo sentirne versini. Thank you.
Questo non so perché fa sto suono. Questo era quello che abbaiava. Ma che bello è. E ne sbloccheremo sempre di più. Ne sbloccheremo sempre di più interagendo con l'ambiente che ci circonda e facendo cosine. Qui abbiamo una ghianda con un lucchetto. Questo è tipo un baccello. Palesemente ci sono tipo i piselli dentro, vedete? Con le chiavi. 1, 2, 3, 4, 5 chiavi. Una chiave qui. Incazzatissimo. Intanto prendete sta chiave. Io non la finirò mai, penso, questa serie di ripetere. Ma quanto è bello. Ma quanto è bello. Ora siamo dentro un alveare con il nostro amico Ghianda che fa da gommone, perché siamo, c'è l'acqua qui dentro, si è allagato. La chiave è andata giù e quindi in qualche modo la dobbiamo raggiungere, ma dobbiamo scegliere chi. Lui non può. Vedete, questo è il massimo che può fare. Proviamo con Nocciolina. Non ce la fa, ritorna a galla. Proviamo con il funghetto. No, poverino, il funghetto proprio è negato. Proviamo con il volantino. Non può. Il nostro amico insetto stecco di nuovo è il più forte di tutti. Perché si allunga. Questo enigma non è facile per niente. Mi ricordo che la prima volta ci ho perso un bel po', infatti non ci arriviamo, perché abbiamo un limite di click che possiamo fare, che è 1, 2, 3, 4, abbiamo 4 click, in 4 click dobbiamo raggiungere la chiave, quindi dobbiamo provare tutte le possibili, oh ce l'ho fatta, mamma mia che culo ragazzi, che culo proprio. Grazie amica Apina che voli al suono di tromboni. Andiamo a vedere di sopra. Una chiave ce l'abbiamo. Dobbiamo trovarne, vedete qui ce lo segna adesso, dobbiamo trovare queste 5 chiavi. Questo è tutto il gameplay. Il problema è che nel mentre... Oh, to' i parenti del nostro amico Piumina. Questo addirittura ne ha 3, questo è anziano. Ah, anche questi. Ah, quindi lui è piccolo. È piccolo, sicuro, perché vedi, quando diventano adulti... Questo 2 ne ha 2, quindi già è più grandicello. Bellissimo. Uè. Questo che serino è? Non lo so, lui vive lì, si fa i fatti suoi. Andiamo a vedere più in alto. Le uova. Ah no, questo è nato direttamente con 3 pennine, quindi ha fatto un altro uovo. Io faccio nascere questo. Questo ne ha 2. E questo ha fatto un altro uovo. Quello da 3 ha fatto un altro uovo qui. E nasce uno da 2. Vai a capire. Non credo abbia un senso logico. Te, vada lì. Questo probabilmente ci aiuterà più avanti. Non lo so. Abbiamo fatto nascere una creatura strana. Infatti avete visto, l'uovo era diverso. Eccolo. È andato di qua. Seguiamo. Fa le uova nel nido loro. Voi siete d'accordo? Va bene questa cosa? Oh, ci ha portato una chiave. Grazie. Yuhu! Andiamo. Oh, guarda, questo non l'avevo mica visto, eh.
Cosa fai? Basta, non fa altro. Mi sa che abbiamo sbloccato la carta. Eh sì. Sì, abbiamo sbloccato la carta di lui che fa così. Questa, guarda quante ne abbiamo. Guardate già quante ne abbiamo. Ma che bello, ragazzi. Ma che bello. Andiamo, andiamo. Abbiamo già due chiavi, quindi, no? Sì, ok, ce ne mancano tre. Continuo a lanciare le ciliegine ovunque. Qua sopra non ci sono andato, mi pare. Non posso neanche andarci là sopra. Attenzione, una lumaca vera e propria. Ok, non credo posso farci nulla al momento. Ma che bello è. E adesso possiamo salirci sopra, penso, per poter andare qui. Eh sì, altrimenti prima non si poteva salire. Oddio, un'altra chiave. Un'altra chiave. Ah, perché ci sono i sbuffi d'aria. Quindi il nostro amico Piumetta non ce la fa a salire lì. Io non mi ricordo più che devo fare. Ok, posso... Devo smuovere questo. Ah, ok, devo usare questa pallina. No, si è bucata. Lunga. E come faccio quindi? Da qui? Non basta, forse questo. No, no. Queste cose danno fastidissimo. Andate via. Olè. E abbiamo un'altra chiave. I primi sono veramente semplici, eh. Questa è la parte super semplice del gioco. Non che sia particolarmente difficile, ripeto... Abituato alle avventure grafiche di una volta, sta roba è super semplice, super intuitiva. Oh oh. Una fogliolina particolare. L'ho dovuta staccare io con il mouse. Adesso abbiamo una fogliolina strana. Questa fogliolina strana altresì non è che la mappa. Adesso abbiamo la mappa. Vedete, questa è la chiocciola su cui siamo saliti sopra per andare qua su. Vedete? È della zona esplorata. E noi adesso siamo qui. Qua c'è il ragnazzo cattivo con il teschietto. Ci vedete anche la genialità della mappa. È geniale, eh. È veramente geniale. Qui possiamo andare di sotto o di sopra. Andiamo prima di sopra. Qui forse era cliccabile. Oh no, guarda, un picchio, vai a capire. Oddio, si è mangiato anche quello che abbaia. Madonna. Mangia tutto questo. Ok, abbiamo sbloccato la carta, credo. Sì, abbiamo sbloccato la carta. Fuggite sciocchi proprio, lui è il male, andiamo via. Qui possiamo andare qua giù o qua su? Continuiamo ad andare qua su. Vedi, si fanno anche qua. Ah, ecco, prima siamo passati di qui sopra, infatti. Se adesso ritorno qui, cosa c'è? La lumaca? Vedi, vedi, vedi. Però eravamo andati di sopra.
Ah no, qui che c'era il ragnazzo maligno non si poteva passare, quindi andiamo di qua. Rifacciamo il percorso. Siamo andati di sopra, prima andiamo di sotto. Questo? Cosa vi devo dire io? Cosa vi devo dire? Siamo dentro questo affare. Boh. Questo è il suo. Ok. Chi la prende la chiave? Boh, il Ghianda, poverino. No, il Ghianda no. È sempre il Ruento. Aiutiamolo, aiutiamolo. Ok, ci siamo presi la nostra chiave e siamo a 4. Non so che dire, non so che dire, ma credo non ci sia niente da dire qua. Di sopra, di sotto, andiamo a vedere di sopra. Ah, risiamo qui di nuovo. Mannaggia la miseria. Posso ritornare giù? Ok. Ah no, mi rimanda su. Porca miseria. Devo stare attento con l'andare in alto in questa parte. Ma sopra la lumachina cosa c'era? Una chiave? Quello qui spuff spuff, sì. Li chiamerei. Ecco, una cosa che ho notato giocando a Botanicula è che ti viene da chiamare le cose in maniera onomatopeica, perché no, è veramente impossibile dare un nome a ciò che si vede su questo gioco. Proprio è impossibile. Cos'è questo? Se non un au au au. Cioè, che cos'è? Non lo so. Oh, il saggio. Il saggio, attenzione. Il vecchio saggio, che lui ne sa, ci ha appena spiegato come è nata la vita sulla Terra, ovvero delle stelle che viaggiavano in giro per lo spazio, hanno sbattuto sulla Luna, sono cadute sulla Terra e hanno creato gli alberi. Ok? Questa è la sua interpretazione della vita. È bellissimo! Io non so come fare a dirvi quanto è bella questa roba qui, quanto è bella, quanto... Ma non tanto il concetto in sé delle stelle che viaggiano nell'universo, sbattono sulla Luna, cascano sulla Terra, diventano il semino che fa nascere l'albero, ma non quello. Il modo in cui viene detto, no? Il vecchio saggio così che sembra un lecca lecca andata male, la voce che ti racconta tutto in questo modo per immagini, cioè con questo linguaggio universale che penso chiunque potrebbe capire, no? È bellissimo, no? Beh, boh, è proprio bellissima sta roba. E qui ero andato di sopra e andiamo qua giù adesso. Sono le foglioline secche e questi due animaletti che stanno combattendo, attenzione. Senti che bei suonini che fanno. Io sono convinto, ma vi giuro, sono convinto, che questo videogioco è stato fatto in me, con proprio con l'idea, cioè è stato fatto apposta per essere giocato da persone allucinate, cioè sotto l'effetto di sostanze psichedeliche, tipo funghi, LSD, robe così, perché
A parte i colori, tutti i colori caldi, accesi, molto luminosi, ma i suoni. Sentite questo suono? Io penso che se senti questo suono in quelle condizioni lì, boh, non lo so, deve essere troppo bello questo suono. Poi cliccheggi, tutte queste cose inaspettate, tutte queste cose meravigliose. Boh, non lo so. Non lo so, cioè, ne sono quasi sicuro, vi giuro, quasi sicuro. Non so se andare avanti o di sotto. Di sotto mi sa non ci fanno passare perché combattono. E invece li saltiamo proprio. E qui? È un animaletto pure lui. Cavolo, ci racconta che il suo amico purtroppo è stato mangiato dal ragnone, più risucchiato. Ci dispiace, ma... Oh, ne ha creato una... Oh mio Dio! Si riproducono così? Ma perché la pina li porta in giro? Che bello. Quindi non ci resta che andare di qua. Oh, questo animaletto assurdo. Guarda, guardalo. Tipo il serpente a sonagli. Oh, what? Non me la ricordavo questa cosa meravigliosa. Hanno una band. Siete meravigliosi. È cattivissimo questo. Ma adesso dimmi che ho sbloccato quel coso suonante. Eccolo. Ma solo una parte però. Non fa tutta la canzoncina bellissima. Peccato. E lui immagino non ci fa passare. Ah sì, invece. Ah sì sì. Mi ricordo. Se adesso noi proviamo ad andare a prendere la chiave, si incavola e ci manda via. Quindi, ma guarda, si incavola anche con quelli. Possiamo fare questo, lo posso piegare. Possiamo fare così. Te vai, 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 vai. Vai a prendere la chiave. Presa anche l'ultima chiave. Adesso il ma la musica. Vabbè. Adesso dobbiamo ritrovare quel baccello con tutti i cosi che... Vediamo se ce lo fa vedere. Sarà questo? Quindi dobbiamo risalire in alto e poi andare a destra. Penso che sia questo. O questo. No, secondo me era questo. Proviamo. Risaliamo in alto e tutto a destra. Ok, questa è la shortcut, in questo caso ci fa super comodo. E dovrebbe essere di qua. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, dato che qui già stiamo sforando, questa roba, cioè, non rallenta un millisecondo, veramente, è tutta una roba così allucinante, ma sempre peggio il bello, sempre peggio, veramente... Questa cosa fidatevi, perché se pensate di aver capito quanto è allucinante sto gioco, non vi potete immaginare a che livelli di boh, non lo so, di cose assurde che vedremo. È incredibile. Quindi per il momento noi ci fermiamo qua. Nel prossimo episodio apriremo con le nostre chiavi questo baccello e vedremo cosa contiene. Perché conterrà dei piselli? No, conterrà qualcosa di assurdo, sicuro, sicuro. Quindi lo scopriremo solo delirando. Alla prossima!